ringraziare, ribadendo nuovamente ovviamente un grazie a Yolanda che ha come dire, messo su questo progetto di recupero, e a Letizia che ovviamente diciamo è il deus ex machina, la testa e il cuore di questo progetto, oltre a tutti i curatori e collaboratori, e ovviamente gli uffici in cui faccio capo, che hanno portato avanti diciamo le procedure necessarie all'interno dell'amministrazione per realizzare questo. Vedo qua il nostro preparatore, il dottor Sergio Porcelli, che ringrazio a nome di tutto il personale del settore cultura, l'assessore Emilio Arcuri, che ha curato con gli uffici del centro storico il CONE il recupero dell'immobile, e tutti coloro, perché ovviamente dentro un progetto di questo tipo ci sono stati, ci sono e ci saranno tante altre persone che ci lavoreranno, e credo che vada il nostro grazie. Con Clio non ho niente da dire, proverò poche cose, poche. Non mi va di essere la direttrice del Centro Internazionale di Fotografia. Noi siamo un gruppo di persone che sta lavorando insieme. Io sono, va bene, la responsabile, ma se io non avessi avuto Valentina, Tiziana, Giulia, Roberto, Olimpia, non avremmo potuto fare niente. Se non ci fosse stata Yolanda con l'architetto Padrino, con gli scazzamenti che abbiamo avuto, devo dire veramente grazie. Devo ringraziare tutti i fotografi. Quelli, ma noi siamo destinati a non avere mai soldi. Tutti gratis. I fotografi italiani, i fotografi di Palermo. È iniziato l'archivio della città di Palermo. 150 fotografi hanno donato al centro una fotografia e ne arriveranno migliaia. Anzi, ti prego, assessore, di farmi avere i mobili per l'archivio, perché io devo metterci le foto che arriveranno. Ecco, basta, io voglio dire questo, che se non c'è un insieme di persone che lavorano insieme, se non ci fosse stato Paolo, che arrivava e diceva io faccio i libri, li faccio gratis, poi vedi, spero che tu riprenda i soldi, Paolo, speriamo. Cioè noi non avremmo potuto portare avanti niente, non si fa niente da soli, niente. È orribile pensare che si possa fare qualcosa da soli. E non è questo, Palermo non deve essere questo. Eliminiamo i protagonismi, quelli vanitosi che abbiamo visto per decenni, mafiosi, brutti, attaccati ai politici solo per fare cose. Noi abbiamo una passione qua, è vero che abbiamo una passione. Sono contenta che abbiamo un giovane assessore e c'è una passione pure come noi. Comunque grazie, grazie a quelli che hanno lavorato con noi. E oggi il sogno si avvera e si può dire che a Palermo si può essere pure felici. E io a Palermo sono felice. Milioni di euro, probabilmente raccontare che le persone sono più importanti dei soldi. 450 milioni è un segnale importante. È uscita oggi la notizia. Buongiorno a tutti, grazie.